Bella bros e benvenuti alla quarta parte della mia Nuzlocke Challenge su Pokémon BlazBlack 2. Ok, mi sono allenato i Pokémon come me l'ho ripromesso di fare e ho Mighty al 13 e non ho imparato nuove mosse. Abbiamo Chan al 13 che ha imparato Karate Chop, vale a dire colpo karate, gliel'ho tolto al posto, cioè gliel'ho messo al posto di calcio basso. Abbiamo Kate al 13 che non ha imparato mosse e Draco al 13 che non ha imparato mosse. A ognuno di questi Pokémon ho dato la bacca arancia, tranne a Kate che ha il condivisore esperienza. Possiamo entrare in palestra. La palestra ricordo di tipo normale, faremo gli allenatori che non sono in capopalestra con Mighty. Il capopalestra lo faremo con Chan che ovviamente è avvantaggiato. Bene. Lui è Guido, in inglese Clyde, ed è la guida appunto nelle palestre Pokémon per gli allenatori. E ogni volta prima di iniziare una lotta ci darà una acqua fresca che ci ristora di 50 PS. Dobbiamo sfidare quindi i primi due allenatori e poi direttamente Comor, capopalestra. Cominciamo col primo, che è mente Rattata, yeah. Ok, abbiamo Mighty, siamo subito morso. Lui soffoca l'energia, usiamo un morso, lo mandiamo a capo in un colpo con un critico, l'eccellente. Prossimo è Wishmur. Ok, morso. Ok, lui ha l'abilità praticamente che se colpito da una mossa di tipo buio, spettro, coleottero, si aumenta la velocità. L'ultimo è Snubbull, vai, quello ha quell'abilità che tra l'altro è la stessa di Pucena, ricordiamo. Ok, usa fascino, ci butta a piccolo attacco, noi continuiamo a usare Bite comunque. E concludiamo con Bite, dai ti prego, mettalo giù, sì, ok. E il primo allenatore è andato, ok. Andiamo con la seconda. Per adesso Mighty si è comportato davvero bene. P-Dove, che non ha una grossa resistenza, vediamo. E infatti va giù in un colpo. Il prossimo è Iglybuff, che potrebbe avere canto. Usiamo morso. Ok, ci usa botta che ci fa niente. Azione, benissimo. Ci siamo liberi. Ah, c'è ancora Clef, ok, credevo di aver vinto. Anche lui potrebbe usare canto, anzi anche lei. Flincia per fortuna. Azione e addio. Dicevo, con questi allenatori ce la siamo cavati abbastanza bene. Kate è salita al 14. Adesso dobbiamo semplicemente battere Comor. Non sarà una passeggiata, ve lo dico già. Mi vado a curare i Pokémon nel frattempo. Non vi ho detto che ho comprato 8 pozioni, quindi adesso sono a 10 pozioni, quindi ho fatto comunque una buona scorta. Potrei comprarne ancora, visto che ho vinto i soldi, ma non ne sento il bisogno. Quindi mettiamo davanti Chan, la nostra scimmia che ne sa parecchio di Kung Fu. E ritorniamo in palestra, non di qua, ma di qua. Yay. E sfidiamo Comor, capo palestra. Yeah. Questa è la sua prima battaglia come capo palestra. Entrambi facciamo il meglio e facciamo una battaglia di cui possiamo andarne fieri. Yeah. Shiny contro Charen o Comor. Mincino, allora, Mincino a livello 11, va bene, si può fare, usiamo Karate Chop. Lui usa già Gran Voce, che potrebbe essere un pericolo, ma colpo karate lo manda a capo in un colpo, eccellente. Il prossimo è Lillipup, continuiamo con Chan, Karate Chop. Gli fa parecchio, ma non lo manda a capo, azione, aia, abbiamo la bacca arancia per fortuna. Continuiamo con Karate Chop, lui si cura, bene, ma Karate Chop lo manda a KO. C'è l'ultimo Pokémon, attenzione, Manchelax, ok, Manchelax. Che è livello 13. Usiamo Karate Chop. Il critical. Attenzione, gran critical. Lui usa Cordileone. Scusate, ma abbiamo vinto. Mamma mia, grandissima prima lotta in palestra. Eccellente, e abbiamo vinto la medaglia base, giusto? In inglese, in italiano è la medaglia base. Sì, basic badge, ok. Inoltre ci dà l'MT83 che contiene Cordileone. Bene, abbiamo vinto la prima lotta in palestra della regione di Unime. Sono contentissimo perché l'abbiamo fatto in maniera eccellente. Non so perché sto fingendo un accento settentrionale, ma vabbè. Ed ecco che c'è Belle, hey!
Com'è andata la battaglia con il capo palestra? Oh, guarda, ma hai la medaglia base. Wow, incredibile. Hai appena iniziato il tuo viaggio con i tuoi Pokémon. Hai sicuramente il potenziale di un vero allenatore, ne sono sicura. Tieni, questa è da parte mia e la MT Ritorno. Ritorno ci sarà particolarmente utile perché ricordo, Ritorno è la mossa opposta a Frustrazione. E infatti la sua potenza aumenta in base alla felicità del Pokémon con l'allenatore. E infatti è questo che ci spiega Bell. Ed ecco che esce Komor nella versione bianco e nero 1. Sia Komor che Bell erano amici. Registriamo tutti le non si chiama Pokéclear, si chiama... Non mi viene. Ok, comunque diciamo anche alla professoressa Aralia che abbiamo vinto la medaglia. Eccellente. Interfonino si chiamava, una cosa del genere comunque. Ed ecco che arriva Lezzo sudicio, che vuole subito sfidare Komor. E lo fa con fretta e furia. Inoltre averci del Sea Gear, che è una cosa assolutamente inutile, come mettete sì, perché sennò vi romperà le palle per i prossimi secoli a venire. Ok. Yay. Praticamente ci dice che la prossima palestra, se lo vogliamo sapere, si trova a Zondopoli, che è dopo Dio con i nomi, Venturia. Ok, ci prendiamo intanto tutti questi premi inutili. Yeah, yeah, yeah. Ole, grazie. Ciao ciao. Quindi biciozza e via. Proprio sfrecciamo a tutta velocità e raggiungiamo Zondopoli a questo punto. Patrat, salve. Mamma mia, Chan, eroe della palestra. Devastante, ma io direi di mettere davanti adesso Draco. Sì, direi proprio di sì. Visto che essendo il nostro starter ha la precedenza, a sto punto gli lascio pure la bacca arancia, tanto Dio che due coglioni questa. Ci fa una cosa inutile a Pokédex. Va bene, grazie, ciao. Via. No, sbagliata. Via. Vai, vattene via. Ho una parte da fare. Vaffanculo. Ok, l'ha capito. Dunque, adesso prima non si poteva andare a destra, adesso si può. Sto cercando di prendere la zona con meno erba possibile. Vaffanculo alla bici. Yeah. Ok, non abbiamo trovato un Pokémon. Salve. Fammi passare, adesso che ho la medaglia base. Bene, lo dobbiamo sfidare semplicemente tuoi tre Pokémon. Il primo è Rock'n'Roller. Yeah, yeah, yeah. Abbiamo Draco. E quindi lo sfidiamo e usiamo Frustata. Bam! Non gli fa troppo perché Rock'n'Roller è un Pokémon estremamente difensivo. E se vede. Ok. Yay. Il prossimo è Wooper, va bene, abbiamo un vantaggio di 4x su Pooper, che fa capo infatti con un colpo. Kate sarà 15, continua a salire, vuole imparare Tornado, sì, al posto di Quick Attack, anche se mi scoccia. Riolu. Testiamo Kate e la sua potenza dall'alto dei suoi due livelli superiori, anzi tre, su coso. Su Riolu, che usa resistenza, quindi resisterà, indovinate un pochino. Ok. E io non ho più Quick Attack, sono un pirla. Va bene, abbiamo vinto. E fottiamocene. Fammi passare, stronzo. Ok, adesso bambini da battere. Prendiamoci i soldi dai bambini, dai. Tu che hai un Nidoran female. Ok, io non posso fare assolutamente niente con il mio Draco, cioè veramente li potresti avvelenare, quindi proviamo così. No, niente, meno male. Pericoloso sei, molto. Proviamo a mettere Kate. Nidoran è pericoloso. Dolce bacio. Perché Nidoran ha dolce bacio? Dicetemelo. Ok, comunque gliel'ho fatto. Wing Attack. Dai, no, non ti colpire da sola. Sì, ok, vai, brava Kate, bravissima Kate, anzi. Ole.
Non dobbiamo curare coso, vero? No. Oddio, no, lezzo e comor, lezzo e comor. Già, qua c'è un'area di erba alta, dove tra l'altro si trovano Pokémon molto forti, c'era il Super Road, va bene. Adesso Lezzo andrà a cercare i Pokémon in quell'area, ma io vorrei capire se sono due percorsi diversi. Direi proprio di no, perché qua c'è la Fattoria Venturia, questo è il percorso 20. E che non cambia, quindi no, assolutamente. Bambino! Anzi, bambina. Sì. Che Nidoran femmina, me la sarei dovuta aspettare. Perché dovrebbe avere veleno spine pure lei, ma io aspetto, vediamo. Anche se io non ho antidoti, che cazzo faccio? No, 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 via, 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 via. Io non ho antidoti. Puttana Eva. Merda, no, 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 no. Dio mio, la sto rischiando non grossa ma di più. Devo mettere Chan assolutamente. Mi sguardo. Bene, lui ci usa colpo coda che ci abbassa la difesa ma ci aumenta l'attacco di 2. E quindi io direi che con Karate Chop non è molto efficace, ma Sfuriate dovrebbe fare parecchio. Sì, a voglia. Ok. Devo curare sicuramente qualcuno. Ah, tra l'altro non ho usato pozioni nella lotta in palestra. Molto molto bene. Sicuramente su Kate. Ancora. E poi su Draco. E siamo a posto. Dicevo, vi faccio vedere un attimo che Pokémon si trovano qua, ma non li potrò catturare perché il percorso. Tra l'altro voglio prendere questa Pokéball che è una Mega Ball, ok, una Pokéball che contiene una Mega Ball. Dicevo, vi faccio vedere che Pokémon si trovano qua, si trovano Pokémon molto forti, si trovano a 2 a 2. Sono un Venipede e un Sunkern, che io non affronterò perché non mi va. Comunque si trovano a livelli decenti. Andiamo ad affrontare questa maestra qua. Io ho toccato il microfono per sbaglio. Dumpster, il Pokémon inutile. Ok, dunque andiamo direttamente di Fulmi Sguardo. Visto che lui è di tipo coleottero, sì. Continuo con i Fulmi Sguardo, anche perché è un livello superiore a me. Ho usato Dispetto su Fulmi Sguardo, ma sinceramente non mi interessa. Rotolamento, aia. Vediamo Azione quanto ti fa adesso. Niente, cazzo. Merda, no, 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 no. Ma chiunque metto me la piazzo nel sedere. Proviamo a fare così. Aia. Ok. Proviamo a fare Sfuriate. Dall'alto dei cieli. Beh, 5 colpi hanno fatto parecchio. Continua a fare rotolamento e continua a devastarmi. Dio, il prossimo non lo reggo. Il prossimo non lo reggo. Panico. Acqua fresca. Ma puttana madosca. Vaffanculo. Perché abbiamo perso? Abbiamo perso un altro Pokémon. No, abbiamo perso il primo Pokémon. Che è Chan. E che era un Pokémon devastantemente forte. Quindi sono incazzato parecchio per questa cosa. Ma va bene. Cioè no, in realtà non va bene. Ma ve l'ho detto, questa è una ROM molto difficile, specialmente se poi trovi Pokémon come Dunsparce che hanno rotolamento e che effettivamente tipo roccia mi fotte un pochino tutto il team. E quindi abbiamo perso Chan, che era stato praticamente l'eroe della palestra. C'è pure Shroomish qua, che sarebbe un Breloom perfetto per me, ma evidentemente il mondo è contro di me e non lo posso catturare. Miracle Seme, che direi di dare subito a Snivy, visto che il Miracle Seme potenzia le mosse di tipo erba. Sto avendo problemi a parlare perché sono ancora scosso dalla recente morte di Chan, che era sicuramente il mio asso nella manica del team. Si Waddle e Venipede, va bene. Io ho
Kate che ha, che ha un vantaggio di 4 verso su Waddle, quindi sì. Fulmi sguardo e wing attack su Waddle, eccellente. Il piccolo vermetto va KO. Fulmi sguardo su Venipid. Usa veleno spina, meno male che non mi avvelena. Usiamo azione e wing attack. Ho sbagliato? No, ho fatto giusto, ok. Va bene. Mighty sale al 14, eccellente, vuole imparare Boato, ma non mi serve Boato. Bene, alla quarta parte perdiamo un Pokémon. Alla quarta parte abbiamo perso anche il nostro... No, non è vero. Credevo... No, Aggron nel... a Smeraldo l'abbiamo perso alla terza parte, quindi va bene. Ci sono anche le Cherish Balls, che sono quali? Friend Ball, tipo. No, 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 che sto dicendo? Dove sono le Ball? Wow. Perché non c'è la sacca delle... delle Pokéball? Beh, comunque... Ah, no, sono le Pregio Ball. Yeah, ok. Tanto qua c'è il coso, c'è il... un interfonino, io lo chiamerò. Ci chiama nostra madre che vede che siamo arrivati a Zondopoli. Intanto questa scena dove c'è lei che è la capopalestra di Zondopoli, Velia, che vede suo padre che non vuole più fare il capitano ma vuole fare l'attore. E ok, quindi lei è la capopalestra di Zondopoli. Vi annuncio già che la palestra, Dio, è di tipo veleno, quindi Draco è completamente escluso da questo discorso. Come da regola, io adesso devo depositare Chan. Perché se non ne ho la minima voglia, ma devo. Deposita, yeah, Chan. Deposita, box 1. A questo punto facciamo pure questa cosa. Name. Cambiamo il nome al box 1 e lo chiamiamo a questo punto box cimitero. Un attimo, che scrivo. Ma se io lo facessi col mouse non vi darebbe fastidio, vero? Anche perché non lo vedete l'altro schermo. Cimitero. Gigi, cimitero. Benissimo. Quindi adesso abbiamo tre Pokémon invece che 4. E compriamo qualche altra Pokéball. Allora, io ho 26 Pokéball e una Mega Ball. No, mi servono 5 Mega Ball, va? Ok, andiamo dunque verso il cantiere di Zondopoli, che si trova qua a sud. Sono due aree diverse? No, sono le stesse aree. Io vorrei prendere quella Pokéball senza che nessun Pokémon mi aggredisse. Ok, MT47 Low Sweep. Mi pare che sia un MT o di tipo psico o di tipo buio. Vediamo un pochino. È di tipo... no, niente, è di tipo... lotta, può. Ok, va bene. È tipo calcio basso. Ho sbagliato ancora perché dovevo andare qui a prendermi questa cosa qua. Ci dice scambia Pokéball per Great Ball. Quindi adesso io non so se adesso abbiamo 25 Pokéball e 6 Mega Ball oppure abbiamo direttamente... No, ok, abbiamo le... Wow, aspetta. Ok, sì, abbiamo 25 Pokéball e 7 Megaball, eccellente. Entriamo nella vera area del cantiere di Zondopoli, che è questa, e parliamo con questo tizio che ci chiederà di andare a sfidare gli operai per fargli sollevare il morale e farli lavorare. Non lo faremo oggi, oggi cattureremo soltanto il Pokémon all'interno del cantiere di Zondopoli e magari cercare di sfidare questo bullo. Ok. Sperando che non abbia Pokémon di tipo veleno, no, che è un Lillipup. Eccellente, che è a livello 15. Perché? Questa cosa non mi piace per niente. Vine Whip, parecchio. Ma riduttore? Ma in quale mondo? Perché mi complicano la vita? Stronzi. Ho già perso un... Madonna, ce l'avete con questa cazzo di mossa, eh? Io devo farlo buttare giù fino... Ok, ho stato morso, un pirla. Vine Whip. E ci muori. Dai, muori. Ok. Mamma mia, questa Acrom è veramente... Charmander! Perché hai Charmander? No, lo voglio pure io, Charmander.
Ok, questa Akrom è veramente paurosa. No, dai, mi ha pure scottato, mi ha... la scottatura, ricordiamo che distrugge l'attacco fisico. Vediamo, Kate, facciamo Wing Attack. Perché Charmander è più veloce di me? Com'è possibile? Non esiste, muro di fumo, non fallire, non... Ok, bravissima, Kate. Yeah. Devo curare un po' di gente, ma io non ho il Barnil. Devo tornare al centro Pokémon. Oddio, sta diventando lunga la parte. Siamo già a 20 minuti. Il rendering sarà una cosa impossibile, anche perché con la sidebar poi diventa... La sidebar non c'era nella parte 3, lo so, mi scuso. Con la sidebar ci sta ancora di più a renderizzare. Vabbè. Andiamo a catturare questo benedetto Pokémon. Che ne dite? Forse è il caso. Voliamo con la bici. Ok. E che sia buono. Io ti ho davanti Draco. Va bene. Ti prego, ti prego, ti prego. Elekid, 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 Elekid. Eccellente. Non potevo chiedere di meglio. Azione. Ha pure Thundershock. Va bene. Elekid un ottimo Pokémon. Voglio fargli Volgibot perché non mi fido. Proviamo la Mega Ball direttamente. Proviamo. Dimmi buone cose. Preso! Preso Elekid, grandissimo. Elekid, un potenziale Electivire, perché sì, in questo gioco possiamo avere Electivire, che è un Pokémon che non mi dispiace per niente, il soprannome. Soprannome di Elekid. Non lo posso chiamare Charge perché ho chiamato il mio Ampharos a Smeraldo. Charge. Quindi tu sarai molto più banalmente dannazione. Dannazione. Bolt. Yay, tu sei il nostro Bolt. Bene, aspettate che mi faccio vedere. Ok, potevamo trovare anche un Magnemite, ma io preferisco molto di più Electivire a Magneson. Si poteva trovare anche Growlithe qui, ma magnema. Dunque salviamo, anzi salvo il gioco. E io vi saluto. Se la parte vi è piaciuta, e per la morte di Chan o per la neocattura di Bolt, vi invito a lasciare un mi piace al video, commentare qui sotto per farmi sapere qualsiasi cosa, iscrivervi al canale. Un saluto da ShinyWeaver97. Bella prossima.